Volevano un contatto, l'hanno avuto. Per me basta. Voi fate quello che volete. Non ti importa della causa? La causa? Dici sul serio? L'alleanza, i ribelli o comunque vi facciate chiamare adesso. È stato solo dolore per me. No, affatto. Avevo notato che la sua presenza metteva lei in imbarazzo. Niente di personale. È molto comune. Ah. Mm-hmm. Un uomo non ama essere osservato da una donna. Noi siamo abituate, ovviamente, ma per voi essere sottoposti allo scrutinio femminile è destabilizzante. Sebbene io pensi che potrebbe essere piacevole. Una volta che ci si arrende. Non diventerò mai un'intrepida. Non è il mio posto. Devi riuscirci. Non posso. Io non sono fatta come loro. E chi lo è? Sono dei pazzi. Potrei tornare dagli abneganti. Pronto? Sono mamma Universe. Sì? I bambini sono ai ferri corti. Nel senso che giocano con le spade. Temo si possano far male. Oh no, sono a terra in questo momento, non richiami. Scusa, mi ha preso il panico. Quale macellaio ti ha tagliato i capelli? Sono stata io? Hai la faccia tonda, devi portarli lunghi. E hai un sopracciglio ribelle proprio... Lì. Ai. Meglio. Molto meglio. Bene, ragazza dalla pettinatura infelice, considerati la benvenuta. Ora puoi darmi un dono. Ho capito bene? Quello che sta dicendo è che, dopo tutte le informazioni che noi le abbiamo fornito oggi, la decisione che prende è di attendere e accertarsi. Perdonatemi, lei chi è? E tu che cazzo sei, il figlio? Sono il capo di gabinetto, ragazzo col tatuaggio del drago. Me la passo bene. È inutile, questo posto è lo show del surreale. Sì, scusa, ho avuto da fare. Sì, questo lo vedo. Ok, Tim, noi siamo usciti una volta. Una. Non sono costretta a risponderti, mica stiamo insieme. D'accordo, solo pensavo che fossimo stati bene. Tu sei stato bene? Io nemmeno un po'. Per il primo appuntamento mi porti da Subway? E non hai un braccio più sta tra le gambe. Ehi, guarda che io lavoro per il governo. Se vuoi evitare un incidente diplomatico, lasciami andare all'istante. Senti, allora non sono qui per un cambio di look, chiaro? Devo andare via, mi sono spiegata? Non ci posso credere. Non sono venuta qui per provare uno stupido vestito. Chiama il tuo capo o un traduttore, così almeno comunichiamo. Riesci a capire le parole che sto dicendo? Mi ero accorta che qualcosa non quadrava. Io studio per diventare giornalista. In questo caso ho una confessione da farti. Anch'io, è ora che tu sappia. Prima io. Spero tanto di non deluderti troppo. Una volta sono andata in un fast food e ho ordinato un hamburger con patatine. Mi hanno fatto pagare l'hamburger, ma non le patatine. Arrivata a casa me ne sono accorta e... E non ci sono tornata! Tutto qui? Patatine? Mi sento così sollevata ora che ho confessato. Bene, ora tocca a te. Buongiorno, signor McGregor. Ah, sei tu. Bellissima giornata, non è vero? Dammi quel coniglio. Ha qualcosa sulla... La vena gonfia che di solito ha in fronte si è ridotta parecchio per la meditazione? Questo è il mio giardino. Lo comunico agli altri. Questo è il suo giardino. Oh. Ecco fatto. Ora ne siamo tutti al corrente, perciò d'ora in avanti questi conigli rinunceranno al loro istinto naturale di cibarsi. La regola numero uno era chiara. Quando lavoro con le cuffie, spegni e accendi la luce. L'ho dimenticato. Bishop, molto piacere. Scusate, stavo facendo delle cose. Sì, l'ho scritto io. Che c'è? Come ha fatto a riconoscerlo? L'ho scritto il terzo giorno di lavoro. Era un mercoledì, avevo finito una scatola di cereali al cacao.
lo ricordo perché è stata la sorpresa dentro la scatola che mi ha ispirata. Dimentico che ti vesti come un cowboy, ma è solo apparenza la tua. Vedi quel manzo? Sì. Noi lo chiamiamo il Giuda. Gli altri lo seguono ovunque lo spingiamo. E lo scegliete come? È una cosa che sai e basta. Come che ti avrei rivisto. Andrà tutto bene. Tu prosegui per questa strada. Non importa se sei debole. Ci saranno sicuramente persone che ti aiuteranno. Forse non le incontrerai subito. Ma tu continua fino a che non le incontri. Il mio ritorno sta causando tanti fastidi. Forse sarei dovuta rimanere dall'altra parte del mondo. Se anche Marinetta ha un problema, allora dovrei essere io a sedermi dietro. Non fa niente. Chi si alza nel bel mezzo di una sala da ballo dopo 3 calici di champagne a stomaco completamente vuoto? E ribadisco, completamente vuoto, perché entrare in quest'abito ha richiesto 0 cibo solido per 3 settimane. Chi è che lo fa? Lo faccio io. Mio padre le mandò in 2 capanne isolate fuori dalla fortezza. Non ci era consentito avvicinarci, ma le sentivamo. Soprattutto di notte, dai suoni che facevano. Non sembravano più loro. E le hai più viste? Una volta, alla fine. Il morbo le aveva devastate. Sul viso, sulle braccia. E agivano come animali. Ok, te lo dirò tutto ad un fiato, College. Sto covando una gran quantità di odio per te. Ti ho fatto uscire dal reparto di psichiatria. Mi hai solo tirata fuori dalla merda in cui mi avevi cacciato. Non sorprenderti se non c'è ancora una festività nazionale col tuo nome. Mi hai fatto rinchiudere in isolamento. Senti, chi sta parlando adesso? Ti rendi conto che mi hai quasi rovinato la vita? Te ne rendi conto? Hai trasformato l'Onnipotente in uno scherzo e gli scherzi non contano niente per me. Essere qui è molto emozionante. Il tuo golfino è un amore. Dove l'hai comprato? Da J. Crew. Non erano poi così tante. Oh. Ok, è stato stupendo. Sentirmi applaudire, sentirmi accettata. Quella Rachel Berry di cui parlano tutti, dal Glee è finita a Broadway. Ma io non voglio lavorare a Broadway. Voglio cantare, andare in radio.